Ragazzi, buongiorno e bentornati in Pillole. Io sono Red e oggi parliamo di monofilari. Ma Red, mi hai già parlato dei monofilari. Cos'altro mai avrai da dirci? Qual è il nuovo prodotto così interessante che hai da recensire? Dimmelo! Un monofilare da 250 colpi che indica in tempo reale quanti colpi rimangono nel caricatore. Sigla. Quello che ho tra le mani, come vi ho detto prima, è un bellissimo PTS. Non è però il solito PTS che già vi avevo fatto vedere nello scorso video, ovvero questo qui, che rimane comunque uno dei miei monofilari preferiti, o perlomeno rimaneva uno dei miei monofilari preferiti, ma è questo PTS. Questo PTS è il caricatore monofilare più bello dell'universo in questo momento nella mia vita, e se non fosse un pochino costoso l'avrei già utilizzato su tutti i miei setup e l'avrei già sostituito a tutti i miei Exmag e tutti i miei altri caricatori ovviamente monofilari. Questo perché non solo è un high cap, ovvero tiene 250 colpi, quindi ha una buona capienza, ma soprattutto, cosa che io stavo cercando da tanto tempo, ha un indicatore di carica, quindi di quanti colpi vi rimangono all'interno del caricatore, appunto, in tempo reale e funzionante, funzionale, semplice da utilizzare e con del senso. Fino ad adesso la maggior parte dei caricatori avevano come unica opzione o una parte trasparente o qui dietro o qui di lato che vi faceva vedere sostanzialmente l'ultima riga di pallini che c'era dentro, quindi potevate indicativamente intuire quanti ne rimanevano, oppure una cosa che potevate fare voi era riempire il caricatore con pallini di un determinato colore e giusto per gli ultimi 3-4 metterli di un colore diverso. Oppure, giusto per citarli, ci sono gli Ares completamente trasparenti, che per me è un pochino come comprare i controller della PS4, Xbox, quello che è, trasparenti, che si vedevano i circuiti dentro dei cinesi. Perché? No, cazzo, dove abbiamo sbagliato? Fanno bene a volerci distruggere gli alieni. Queste sono ovviamente le features principali di questo caricatore, oltre a, giusto per citarle, la qualità PTS, ovvero caricatori veramente comodi, di facile estrazione, già provvisto di una simil estrazione rapida che io trovo veramente molto comoda, molto più di quella ad anellino simil Macpul o quello che tanto non le uso, ok? Perché io li prendo sempre da in cima, chiamatemi folle, ma io faccio così, e in generale sono veramente ben fatti, ottimo grip anche laterale, ragazzi, sono i soliti PTS della Ultra Anoda. Una cosa molto importante però è che non è stato realizzato esclusivamente da PTS, ma da PTS con Odin Innovation, che potrete ricordare per film come Pista per Psycho o anche Tutte le donne del presidente. Molto carina anche la confezione in questa plastichina, ovviamente, visto che ve lo faccio vedere, è disponibile anche in tan. Ci sono ovviamente un paio di spiegazioni con questo bellissimo disegnino del caricatore che ho apprezzato veramente tanto. Sostanzialmente qua dentro vi dice che questo caricatore è The God, cioè è stato veramente il dio del software, l'ha creato nella fucina d'Efesto e ce l'ha allungato a noi mortali, un po' come Prometeo ha fatto con il fuoco. Non so quanti di voi, quando infilano dentro il caricatore, odiano quando questo balla, ovvero i giochi. Ne abbiamo già parlato, i giochi sui fucili molti sono essenziali, alcuni però rompono il cazzo. A me i caricatori che ballano quando li vado a inserire stanno sulle palle. Cosa hanno fatto quindi quelli della PTS? Hanno messo questo bellissimo spessorino, vedete che è un pochino più largo, che evita che il caricatore, mettimi a fuoco, grazie, che evita che il caricatore balli all'interno del ricevitore dei caricatori. Questo non è nuovo, perché anche sui vecchi, dove è finito qua? Perché anche sui vecchi era presente, però è comunque una cosa in più che mi sento di dire e mi sento di premiare, appunto. Come ultima caratteristica che poi va a chiudere questa micro recensione del caricatore monofilare definitivo, ragazzi, l'ho detto, non mi dissocio, è che ovviamente grazie a tutte queste qualità regge raffiche a ROF fino a 70 colpi al secondo, quindi perfetto per l'HPA. È ovviamente un vantaggio di questo caricatore in quanto tiene 250 colpi e regge ROF alti, quindi comunque lo potete usare anche quando siete dei frullini ed è veramente un ottimo acquisto. Se potessi tornare indietro non comprerei gli Exmag e mi butterei su questi. Purtroppo non lo potevo sapere, voi sì, quindi non è troppo tardi per salvare e redimere la vostra anima. Detto ciò, vi ricordo di controllare in descrizione perché trovate non solo
Grazie. Inoltre vi ricordo di controllare in descrizione, perché non solo trovate il link di questo bellissimo caricatore e delle sue varianti, ma anche il link del nostro Instagram. Pubblichiamo una marea di contenuto, una marea di robe super interessanti, sia io che il negozio. Quindi veniteci a seguire, venite, entrate nella famiglia di gente che dice a Red cosa fare e rispondete ai nostri sondaggi nelle storie. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con una mega super recensione. Vi ricordo di subscrivervi e attivare la campanellina, e stay hungry. Le fatiche erotiche di Ercole, oppure Assassinio sul Pony Express.